Clown Zoo. Buongiorno. Buongiorno, signor Zoi. Buongiorno, signor Zoi. Solo un filone di pane, per favore. Certamente. E tu non desideri niente, Zoo? Tu cosa desideri, Poc? Ah! Per favore, posso avere una mela, signor Zoi? Serviti pure. No! Alla fine ero quasi riuscito a prenderne una. Sì, Zoo, quasi. È stato molto divertente. Proprio come un clown. Cos'è un clown, signor Zoi? I clown sono delle persone che lavorano al circo. Si vestono con dei costumi strani e fanno ridere le persone. Oh, questi clown già mi piacciono. Ciao, nonno. Oh, ciao, Zoo. Mi puoi dire qualcosa dei clown? I clown? Oh, certo, mi piacciono i clown. Mi fanno tanto ridere. Ma come fanno a far ridere la gente? Ecco, hanno moltissimi sistemi. Camminano in modo strano, fanno strani balletti e ogni tanto fanno i giocolieri. Ma non sono molto bravi. Idea! Vorrei tanto diventare un clown. Mi puoi aiutare, nonno? Oh, penso proprio di sì. Per prima cosa, devi sapere che aspetto a un clown. Sì. Allora, guardiamo nel mio grande libro dei clown. Oh, eccolo qui. Guarda, Poc! Hanno tutti un naso rosso. Allora, se anche io avrò un naso rosso, sarò proprio come un clown. Andiamo, nonno. Vediamo se troviamo un bel naso rosso da qualche parte. Allora? È decisamente un po' troppo schiacciato per un naso rosso. Dobbiamo trovare qualcosa di più grande. Va bene. Che cosa dici di questo? Sembra un mattoncino da costruzione legato sul naso, Zoo. Quello che ci serve è una pallina da ping pong, un pezzo di elastico del colore rosso e un paio di forbici. Oh, e tu ce le hai tutte queste cose, nonno? Ah, potrei anche averle. Vediamo. Grazie, nonno! Perfetto! Proprio come un clown! E ora sono pronta per il mio primo spettacolo! Bene, ma il signor Zebra è davvero molto triste oggi. Oh no! E perché è tanto triste? Ecco, gli è caduto un dentino da latte. Devi stare tranquilla. Presto al suo posto ne crescerà uno nuovo. Lo so, ma mi mancherà. Cioè, il signor Zebra dice che gli mancherà. Ti ho detto di non preoccuparti. Io sono il Clown Zoo e ti farò divertire in un batter d'occhio. È il signor Zebra che ha bisogno di divertirsi, Zoo. Il signor Zebra? Ma certo! Mettiti seduta. Lo spettacolo sta per cominciare. Stavo facendo il mio divertentissimo pezzo del clown che cade.
Sai, il signor Zebra non l'ha trovato tanto divertente. Ti ha solo visto cadere a terra e così è diventato ancora più triste. Non preoccuparti, Elsie. Io sono il Clown Zoo. E i clown conoscono mille trucchi per far ridere. Lo spero proprio, ma non penso che il signor Zebra sarà mai più felice. Ed ora il Clown Zoo si esibirà nel suo strabiliante pezzo di giocoleria! Per raccogliere le palline? No, grazie! Quello faceva parte del mio pezzo di giocoleria! Il signor Zoe si è messo a ridere quando ho fatto cadere le mele, quindi pensavo potesse far ridere anche te. Forse in quel momento il signor Zoe non era triste come me. Cioè, triste come il signor Zebra. Non preoccuparti, Elsie. Lo farò divertire io il signor Zebra. Ma forse mi servirà anche l'aiuto del nonno. Andiamo, Pock! Nonno, Elsie e il signor Zebra sono molto tristi oggi e il Clown Zoo vorrebbe tanto farli divertire. Beh, questa mi sembra davvero una buonissima idea. Ma il Clown Zoo non fa ridere abbastanza per uno triste quanto il signor Zebra. Cosa posso fare? Dunque, quando ero una giovane zebra, il mio scherzo preferito da clown era il fiore a spruzzo. Il fiore a spruzzo? E che cos'è? È esattamente quello che ci serve per rallegrare una zebra infelice. Ma prima dobbiamo diventare i clown più divertenti della città. Signor Zebra, che sta succedendo? Attenzione, attenzione, attenzione! E ora ecco a voi il nonno clown e il Clown Zoo! I clown più divertenti della città! Buongiorno e benvenuti al nostro spettacolo! Ciao, ciao, Clown Zoo! Sai cosa ti dico, Clown Zoo? Quello che hai lì è proprio un gran bel fiore! Grazie, nonno clown! È molto bello! Ma il profumo è ancora meglio! Ti piacerebbe usarlo per caso? Oh, sì, con piacere! Me l'hai proprio fatta, Clown Zoo! Ma ora forse vorresti annusare il mio fiore? Però tu non hai nessun fiore, nonno clown! Cosa? Sì, aspetta! Devo averlo lasciato dentro casa! E ora? Questo è un fiore ed è il più grande e dolce fiore profumato che tu abbia mai annusato! Sembra proprio un bel fiore, nonno clown! Attento, Zoo! Ti spruzzerà l'acqua! Sì, è un fiore molto profumato! Come? Ma questo doveva... forse non funziona! Molto divertente! Ti è piaciuto, vero, signor Zebra? Il tuo fiore sembra funzionare benissimo adesso, nonno clown! Possiamo scambiarci i fiori, nonno clown? Certamente, Clown Zoo! Ciao, Elsie! Ti piacerebbe annusare il mio fiore? No, per niente, se non mi spruzzi l'acqua! Questo è il miglior fiore profumato di tutto il mondo! Dovresti proprio annusarlo! Allora... va bene! Hai ragione! È proprio il miglior fiore profumato di tutto il mondo! Vorresti annusarlo anche tu, nonno clown? Oh, sì, con piacere! Non vedo l'ora di annusare il miglior fiore profumato di tutto il mondo! Siete veramente i clown più divertenti della città! E adesso il signor Zebra è molto felice! Grazie, nonno! Ero un clown niente male da solo! Ma col tuo aiuto sono diventato il miglior clown mai esistito! Zoo, veramente non era il signor Zebra ad essere triste! Ero soltanto io! Lo so, Elsie! Sono contento che sei di nuovo felice! Ma il fatto è che... il signor Zebra adesso è veramente triste! Oh, davvero? Ma... ha detto che se fai ancora il gioco del fiore a spruzzo sarà di nuovo felice! Davvero? Va bene allora, Elsie!
Buongiorno, Clown Su. Ti piacerebbe annusare il mio fiore? Ma certo, nonno Clown. Forse però vorresti annusare prima tu il mio fiore. Oh. Il circo di Su. Su. Scusa, Elsie, ma devo esercitarmi molto bene, perché da grande voglio fare il giocoliere. Credevo che volessi fare il poliziotto. No, quello era ieri. L'altra sera il nonno mi ha insegnato come si fa. E... Un giorno sarò il più grande giocoliere del mondo. Ciao, Elsie. Ciao, Su. Ma sei proprio bravo, Su. Sembri un vero giocoliere. Wow, Su! Sei davvero un bravo giocoliere! Oh, no! Insomma, Elsie! Scusami, Su. Stavi andando così bene. Ma voglio farti vedere una cosa. Su! Che ci fai con quelli? Sono gli hula hoop. Guarda! Sei bravissima! Grazie! Ehi, Elsie! Mi è appena venuta un'idea fantastica! Insieme possiamo fare uno spettacolo da circo! Tu fai l'hula hoop e io faccio il giocoliere. E poi che altri numeri fanno al circo? Bisù! Ha telefonato il signor Zoe poco fa. Ha molto da fare oggi al negozio, così ha chiesto se può portare qui Zack per giocare con te. Ma Elsie e io stiamo preparando uno spettacolo per il circo. Beh, forse Zack può aiutarvi. Potrebbe fare il domatore di elefanti. Noi non ce li abbiamo, gli elefanti. Comunque, sono sicura che troverete qualcosa per lui nel vostro circo. Va bene, mamma. Oh, ciao, Zack. Su, Elsie, ti stanno aspettando. Sono laggiù. Grazie. Wow, che cosa state facendo voi due? Ciao, Zack. Prepariamo uno spettacolo per il circo. Puoi partecipare anche tu se ti va. Oh, sì, grazie. Sai fare una delle cose da circo? Sì, io so. A dire la verità, io non so fare niente. Beh, potrei insegnarti a fare il giocoliere. Butti in aria una palla, così. Poi... prima di riprenderla, butti in aria un'altra palla. Prova tu adesso. Beh, va bene. Provaci ancora. Si impara subito, subito, vedrai. Ci picchio. Non preoccuparti, la troveremo. Bravissimo, Pock! No, non sono per niente bravo come giocoliere. Sai, come mi dice sempre il nonno, bisogna esercitarsi molto per diventare bravi. Beh, ma se non faccio il giocoliere, che altra cosa posso fare nel circo? Che ne dici di fare un pezzo con l'hula hoop? È facile, facile? Questo non sembra difficile come quello di prima. Stavolta credo di farcela. Non è tanto facile come sembra. Muovi il bacino in questo modo. Gira e gira e gira. Coraggio, Zack! Ce la puoi fare! Molto bravo, Zack! Sì! Sì! Accipicchia! Ho paura di non essere bravo neanche a fare l'hula hoop. Beh, ci deve essere qualcosa che puoi fare. Trovato! Ti andrebbe di fare il funambolo? Fare il funambolo? Certo, non cominceresti sulla corda del bucato. Prima bisogna fare un po' di pratica. E io so cosa farti fare per cominciare. Nonno, posso prendere una canna di bambù? Così Zack si allena a fare il funambolo. Oh, il funambolo, roba seria. E va bene, allora è tua. Prima alza le braccia per aiutarti a stare in equilibrio. E poi cammina sulla canna.
forse fare funambolo non è la cosa che ti riesce meglio. Guarda, Pock, come va spedito invece? In confronto a Pock, io non valgo niente come funambolo. Pock è un uccellino, Zack. Tutti gli uccellini lo sanno fare. Sì, lo so! Magari potrei fare l'acrobata! Penso che devi fare un po' di esercizi. Sì, mi eserciterò. Bene, andiamo tutti ad allenarci allora. Dobbiamo mettere in scena lo spettacolo. Ciao, Zack. Come mai tutto solo? Ecco, Su e Dalsy stanno preparando uno spettacolo da circo. E dovevo fare qualche cosa anch'io, ma veramente io non sono molto bravo con le cose da circo. Non ha importanza. Non tutti possono essere bravi a fare tutto. Sai cosa ti dico? Stavo giusto per preparare un picnic in giardino. Ti andrebbe di darmi una mano? Oh, sì, grazie! Mi vengono benissimo i picnic. Bene, allora prepariamo il nostro picnic sull'erba. È l'ora del picnic! Guardate, io porto la torta. Non è... Oh no, la torta. Oh, mi dispiace. Non ti preoccupare, Zack. Ne ho un'altra già pronta di là in cucina. Oh, Zack, sei proprio buffo. E con la torta sulla faccia poi. Ma certo, ecco cos'è. Come? Cos'è cosa? Che cosa serve in ogni circo, eh? Il clown! Ma certo, il clown! Io farò il clown! E sarà il clown più buffo mai visto in questa città! Ecco, ci siamo! Alcuni trucchi perfetti per un clown! Grazie! E queste scarpe poi faranno il resto! Ed ecco una vecchia salopette! I clown si sporcano facilmente, Zack? Prego, si accomodi qui, signor Grazie, Zoe. Grazie, Elsie. Prendete posto, prego. Lo spettacolo sta per cominciare. Signore e signori, un applauso agli artisti del Gran Circo di Zoo, Elsie e Zack! Permettetemi di presentarvi Elsie, la regina dell'Hula Hoop, Zoo, il giocoliere e... Bravo, Zoo! Zack, il clown! Ta-da! Eccezionale, bravi! Bravissimi tutti quanti! Sì! Fantastici! Grazie, Zoo. Mi sono divertito tantissimo. Sei il miglior clown che abbia mai visto. E quello è il miglior circo che io abbia mai visto. Bravissimi tutti quanti. Ciao, Zoo. Ciao, Elsie. Ci vediamo presto! Un clown davvero niente male, eh? Ciao! Zoo, c'è qualcosa che non va? Ho cambiato idea! Non mi interessa
sa più fare il giocoliere. Mm? Ho deciso che quando sarò grande voglio fare il clown. La festa in maschera. Questo no? Oh no! Oh, Bob, così non va bene. Non riesco a trovarlo. Bob? 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 Dove sei? Oh, scusa, Bob. Allora, Bisù, cosa indosserai oggi alla festa in maschera di Elsie? Beh, stavo cercando questo. Hi-ha! Ti maschererai da cowboy. È proprio una buona idea. Sono sicura che sarai un bel cowboy. Ma sai che stare in un ranch tutto il giorno fa venire fame? Che ne dici di fare una buona colazione? Oh sì, grazie mille! La colazione del cowboy sta per essere servita. Ciao a tutti! Come va, Su? Ma che bel costume! Sembra proprio che tu sia appena uscito da un ranch. Grazie, papà! Sono il Cowboy Su! Hi-ha! Allora, Cowboy Su, da cosa si travestiranno Elsie e Zack? Ancora non lo so, ma non vedo l'ora di scoprirlo. Ma sono sicuro che ci sarà un solo sceriffo. Possiamo fare un distintivo con la carta stagnola. Mi dispiace, ma ho usato l'ultimo foglio proprio ieri. Oh! Non preoccuparti, andiamo al negozio del signor Zoe. Lui ne avrà di certo. Salve, piccolo cowboy. Salve, signor Zoe. Salve. Cosa posso fare per voi? Buongiorno, signor Zoe. Mi serve la carta stagnola per fare il distintivo da sceriffo. Ah, per la festa di Elsie? Allora, vediamo dove l'ho messa. So che è qui perché anche Zack voleva fare un distintivo da sceriffo. Significa che anche lui si travestirà da cowboy? Il pirata allerta sta! Un pirata? Ti travestirei da pirata? Sì. E tu dovrai camminare sull'asse. Oh, Su, fa attenzione a quegli squali. Perché hai deciso di non travestirti più da cowboy? Oh, perché ho visto un film di pirati e ho pensato che sarebbe stato divertente. I pirati sono favolosi. Proprio come i cowboy. Ecco a te, cowboy. Un piccolo regalo dal signor Zoe. Grazie, signor Zoe. A più tardi, pirata Zack. Questo sarà un vero distintivo da sceriffo. Credo che con questi sarai il miglior cowboy di tutti i tempi. Grazie, mamma. Sono meravigliosi. Vado io. Siamo passati perché volevamo mostrarvi il costume di Zinnia. Non trovate che sia una cowgirl meravigliosa? Sì, ha un costume molto carino. Carino? È favoloso! Non è così, tesoro mio? Sì, è il più bello in assoluto, mamma. Chelsea! Ma guarda! Non possiamo avere la stessa maschera. Tu dovrai trovarti un altro costume. Ma io voglio mascherarmi da cowboy. Bene, allora vestiti come vuoi. Tanto vincerò io. Il mio costume è molto più bello del tuo. Andiamo a casa, tesoro. Sì, mamma. Ciao, ciao, Su. Ciao, Zinnia. Che cosa posso fare, nonno? La festa è oggi pomeriggio. Come faccio a trovare un costume nuovo in tempo? Non preoccuparti, Su. Troveremo qualcos'altro. Su col morale, Su. Tre cervelli sono meglio di uno.
che ne dici di un costume da pirata? Zack si traveste da pirata. Oh. Mi è venuta un'idea. Ci serve solo il rotolo della carta stagnola e la tuta da sci bianca di Zoo. Perché, nonno? Vieni con me. Cosa stai facendo, nonno? Sì, cosa stai combinando? Vi darò un indizio. Pensate a qualcosa di molto, molto lontano. Esce fuori solo di notte, è grande e rotonda, e potete camminarci sopra così. La luna! Una tuta spaziale! Stai facendo una tuta spaziale! Esatto! Una tuta spaziale! Sarai un bellissimo astronauta! Sei il miglior nonno del mondo! Forza, venite qui voi due, c'è ancora tanto lavoro da fare. Ora ti manca solo l'astronave. Sì, Zoo sarà perfetto come astronauta. Sai una cosa? Credo che fare l'astronauta mi piacerà ancora di più che fare il cowboy. Vado io. Ciao, Zoo. Ciao, Elsie. Ho finito il filo bianco per il mio costume. Tu ne hai un po'? Non lo so. Mamma! Hai per caso il filo bianco? Ciao, Elsie. Buongiorno. Sì che ce l'abbiamo. Ecco qui. Grazie. Devo sbrigarmi se voglio finire in tempo la mia tuta spaziale. Hai detto tuta spaziale? Sì. Tu che costume ti metti? Devo ancora finirlo. Va bene. Ci vediamo più tardi. Ciao, Elsie. Che succede, Zoo? Anche Elsie ha il costume d'astronauta! Oh! E adesso che cosa faccio? Non possiamo essere tutti e due astronauti! Adesso non posso più andare alla festa! Zoo, stai tranquillo! Troveremo una soluzione! Ma mamma, non c'è tempo! Tempo? Sai, Zoo, mi hai appena dato un'idea. Che ne dici di tornare molto indietro nel tempo, fino alle primissime zebre sulla Terra? Huh? Potresti andare alla festa vestito da zebra delle caverne. Guarda qui, Zoo. Potremmo farti un costume bellissimo. Scommetto che nessun altro ci avrà pensato. Nonno, è fantastico! Ma da dove lo prendo tutto il pelo che mi serve? La nonna ha una vecchia parrucca. Oh, hai ragione. Andiamo su, chiediamole se puoi usarla. Ah, eccola qui. Forse sarà un po' lunga per te. Grazie, nonna. Ascoltatemi bene. Dovete muovere il pettine dall'alto in basso in questo modo. Così? Sì. Proprio così. Voi due andate avanti con quello e io finisco il resto del costume. Speriamo di fare in tempo. Oh, ma certo che ce la faremo, coraggio. Lo sai, mamma? Il mio costume è davvero il più bello. Sono sicura di vincere il premio. Certo che vincerai, tesoro. Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Urrà! Molto bello, Zoo. La parrucca è stupenda. Sì, sei la miglior zebra delle caverne che abbia mai visto. Grazie. Bene, ascoltate tutti. Credo che siamo pronti per annunciare il vincitore della gara in maschera. Ah, grazie, grazie a tutti. Vorrei solo dire... Zinia... io non ho ancora annunciato il vincitore. Oh! Chissà chi avrà vinto, nonno. Siete tutti vincitori, Zoo. Mi siete impegnati tanto con i vostri costumi. Il costume più originale di tutti è... quello di
Gesù. Grazie, Elsie. Wow, che cavernicolo! Lo spettacolo di Zoo. Sbrighiamoci, non possiamo arrivare in ritardo. Stai tranquillo, c'è ancora tanto tempo, Zoo. Prima che inizi lo spettacolo ci vorrà ancora mezz'ora. Ma io vedo soltanto uno spettacolo all'anno e Zebre nella foresta è bellissimo. Voglio essere sicuro che arriviamo in tempo. Perché vanno via tutti? Oh, è successo qualcosa? Ciao, Zack! Vai anche tu a vedere lo spettacolo? Oh, no! Purtroppo nessuno lo vedrà! Cosa? La compagnia teatrale ha annullato lo spettacolo. Il protagonista ha fatto finta di inciampare in un tronco e si è rotto lo zoccolo. Non c'è un sostituto. Dovremo aspettare il prossimo anno. Buongiorno, Zoo. Buongiorno, Elsie. Ti va di giocare con me a principi e principesse? No, grazie, non mi va. Che ti è successo? Stavamo andando a vedere lo spettacolo, ma è stato annullato. Adesso dovrò aspettare tutto un anno prima di vedere il prossimo. Avrei voluto vederlo anch'io. Mi piace tanto il cavallo fantoccio. È anche il mio preferito. E gli attori sul palcoscenico si devono divertire un sacco. Proprio così. Si divertono parecchio. Sai cosa potrei fare? Mettere in scena uno spettacolo mio, proprio qui e subito. Mamma, papà! Mi è venuta un'idea bellissima. Mi fa piacere vedere che hai superato la delusione, Zoo. Certo, perché io metterò in scena uno spettacolo per tutti voi. Ma è fantastico, Bisù. E qual è la storia che vuoi raccontare? Però sicuramente una. Zoo, di che cosa parla il tuo spettacolo? Ecco, credo che parlerà di una principessa solitaria che scappa dalle sue sorelle cattive per cercare un bel principe. Lo chiamerò Principessa Cenerella! Secondo me lo vorranno vedere tutti il tuo spettacolo, Zoo. Adesso devo cominciare subito a fare le scenografie, a scrivere la storia e preparare lo spettacolo! Questa può essere la scenografia per il castello. E questa sarà la foresta. Cosa ne pensi, Pock? Hai ragione. È troppo piccolo. Una scenografia deve essere grande. Ci penserò meglio più tardi. Ora devo trovare i costumi. Questi possono essere del bel principe. Ma che cosa posso trovare per la principessa? E chi sarà la principessa? Potresti farla tu, Pock. Ti prego, Pock. Tu puoi fare la principessa e io sarò il principe. Ma poi, chi farà le sorelle cattive? No, Pock, mi servono attori veri, non orsetti di peluche. Ci sono tante cose da risolvere. Forse l'idea dello spettacolo non è stata una buona idea. Se non riesco a fare lo spettacolo, sarà meglio togliere le locandine. Sei grande, Zoo! Davvero? Altro che! A fare uno spettacolo per tutti noi. Non vedo l'ora di vederlo. Ti saluto. Oh no! E adesso come faccio? Bisù, non avevamo capito, sai, che avevi intenzione di fare lo spettacolo in giardino. Ne avevamo capito che quando hai detto per tutti voi intendevi tutta la strada. Sta andando tutto storto. Non ci riuscirò mai a fare lo spettacolo da solo. Ma adesso il signor Zoe e Zack non vedono l'ora di vederlo. Non posso certo deluderli. E allora come pensi di fare? Mi serve una scena, i costumi e gli attori. Forse se qualcuno mi aiutasse. Per favore. Va bene. Ma avremo bisogno dell'aiuto di tutta la famiglia per mettere in scena questa mega produzione teatrale.
E quanto devono essere cattive queste sorelle cattive? Tanto cattive! Le sorelle cattive possiedono anche dei poteri magici, Zo? Sì, bisnonnina, dei potentissimi poteri magici. Oh, molto bene, c'era fatto. Mi è appena venuta un'altra idea. Ma certo che sarò il narratore, Zo. È una parte molto importante. Io sarò la principessa. Oh, grazie, Zo. Wow, papà! La scenografia è bellissima! Sono contento che ti piaccia, Zo. E che ne dici di queste? Una foresta incantata. E una caverna oscura. Grazie, papà! Sono perfette! Veramente non avevo pensato alla caverna, ma mi dà una bella idea per la mia storia. Sono la principessa Cenerella, la più bella e coraggiosa principessa del reame. Anche i draghi feroci hanno paura di me. In fondo una principessa può essere coraggiosa come un principe. E allora mi è venuta un'altra idea per far diventare la mia storia ancora più bella. Adesso... credo che andrà tutto a gonfie vele, Poc. Abbiamo una scenografia, le sorelle cattive, la principessa... Oh no! Come ho fatto a dimenticarlo? Il cavallo fantoccio! Ah, Zo! Ho quasi imparato la parte. Nonno, mi sono dimenticato il cavallo fantoccio e non so come posso farne uno. Oh, sta tranquillo, Zo. A tutto c'è una soluzione, zebrottino mio. Troverai di sicuro il modo per inserire il cavallo nella storia. Ecco qua, Poc. Fatto tutto. Alla fine nella storia ci sarà anche un cavallo fantoccio. C'era una volta una principessa solitaria che viveva con due sorelle cattive. Oh, oh, mi piacerebbe tanto trovare un bel principe. Non ci sono principi nel reame, perché li abbiamo fatti sparire tutti. E tu, principessa Cenerella, resterai qui con noi per sempre. Troverò mai un bel principe? Cos'è questo suono? È dietro di te! Ah? Ma lì non c'è niente! È dietro di te! Oh, una fata con le piume! Vuole che io la segua? Devo seguirla? Sì, 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 seguila! Una caverna oscura! C'è qualcuno là dentro? È dietro di te! Oh? È un cavallo! Vi siete perso, signor cavallo? Andiamo, vi porterò fuori io. Eccoci qua. Sono contenta di avervi trovato, signor cavallo. Non sarete un bel principe, ma forse possiamo essere amici. Un bel principe! Sono il principe azzurro. Le sorelle cattive mi hanno trasformato in un cavallo molto tempo fa, ma tu hai rotto l'incantesimo con un bacio. Oh. E fu così che la principessa Cenerella trovò il suo bellissimo principe e vissero per sempre felici e contenti. Fine. Sì! Ora! Bravi! 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 Beh, direi che è andata bene. E io dico che fare uno spettacolo è ancora più divertente che andarlo a vedere. Sì! Bravissimi! È stato fantastico, Zo! È lo spettacolo più bello che abbia mai visto! Grazie! Forse dovrei inventare uno spettacolo tutti gli anni! Oh,
certo, finché possiamo fare parte dello spettacolo. Potresti chiamarlo il ritorno delle sorelle cattive. Ma che bella idea! Dicono che gli spettacoli sono per tutte le età. Pirati e fatine. Io verrò a riprendermelo, Capitan Strisce Nere! Aspetta e vedrai! Questo è lo spirito giusto! Fai vedere che un pirata femmina non è da sottovalutare! Qui vediamo che si può fare. Si tratta della cerniera. Si è leggermente piegata. La sistemiamo subito. Intanto voi pirati fareste meglio a recuperare quei marenghi d'oro prima che qualche altro pirata in cerca di fortuna ci metta le mani sopra. Oh, giusto! Andiamo! Appena avremo trovato il braccialetto della mamma, cerca di essere paziente, Zinnia. Deve essere caduto qui da qualche parte. Non può essere svanito nel nulla. Dobbiamo trovarlo. Vale una piccola fortuna. Eh? Ecco dov'è! Davvero? Sul serio? Non è il braccialetto, mi sono sbagliata. Oh. Ecco qua, è tornata come nuova. Hai già fatto, sei proprio veloce. Grazie, nonno. Credo che abbiamo ritrovato tutti i marenghi d'oro. Ciao, nonno. Ciao. E come va? Vi state divertendo qui nel parco? Beh, non proprio divertendo. Zelda ha perso un braccialetto molto, molto costoso. Non riesco a trovarlo da nessuna parte. Ora che ci penso, potrebbe essermi caduto in macchina. Andiamo a vedere. Vieni, Zinnia. Posso restare qui col nonno? Ti dispiace? Oh, niente affatto. Allora va bene, cara. Torniamo subito alla macchina e subito fuori dal parco. Forse al Capitan Strisce Nere potrebbe servire un altro pirata nella sua ciurma. Su. Ti va di giocare ai pirati con noi? Ai pirati? No, grazie. I pirati sono sporchi, rozzi e brutti. È un gioco da maschi. Io voglio giocare alle fate. Le fate sono delicate, belle e aggraziate. Punta e piega e punta e chiudi. Posso essere una fata anche io? I maschi non possono fare le fate, solo le femmine. Oh, io non lo
sapevo questo. Ma puoi continuare a fare spiky. E devi subito correre a nascondere il tesoro nel nostro covo segreto prima che Elsie lo scopra. No, no. Elsie giocherà con me alle fate. Io sono la fata regina e tu sarai la mia fata di compagnia. E se qualcuno ci dà fastidio, noi lo trasformiamo in una rana. Non lo so, Zinnia. Stiamo ancora giocando ai pirati. Ma se non hai nessuno con cui giocare alle fate... Ma tu non puoi giocare ai pirati! Quello è un gioco da maschi! Perché ci devono essere i giochi da maschio e i giochi da femmina? Perché non possiamo giocare tutti insieme? Perché i maschi e le femmine sono diversi! Non ci piacciono le stesse cose! Ma sia a te che a me piacciono i pirati! Ma certo che non ci piacciono le stesse cose! Io penso che le fate siano stupide! No, i pirati sono stupidi! No, le fate sono stupide! I pirati! Le fate! I pirati! Le fate! I pirati! Mi scusi tanto, fata regina, ma credo che lei sia nel torto. Quella che ha in mano non è una bacchetta magica, è un bastone da rabdomante. Mi permetta? Rabdomante? Che cos'è? A che cosa serve? E adesso guardate bene. Oh, si muove? Andiamo. Ta-da! Ecco, vedete, se lo sapete tenere, il bastone da rabdomante vi aiuta a trovare l'acqua e anche il metallo. Si chiama rabdomante. Posso provare anch'io? Prima io! E io! E anche io! Per favore, nonno! Provare! Oh, un momento di pazienza! Abbiamo soltanto due bastoni, quindi suggerisco di fare due gruppi. Vuoi stare nel mio gruppo? Sì! E tu puoi stare nel gruppo con Zinnia. Con un maschio! Io volevo stare con Elsie! Nonno! Nonno! Funziona! Guardate cosa abbiamo trovato! Oh, siete bravissimi voi due! Andiamo! Che cosa stai aspettando? Vediamo cos'altro possiamo trovare! Ah, complimenti! Entrambi i gruppi hanno fatto un ottimo lavoro. Dite, come vi sembra questo gioco? È fantastico! Bello! Grandioso! Lo adoro! E cosa ne pensate? Questo è un gioco da maschi o da femmine? Beh, può darsi che sia un gioco da maschi e da femmine. Quindi sembra che a volte ai maschi e alle femmine piacciano le stesse cose. Sì, è vero! A volte... Possiamo giocare ancora con i bastoni, nonno? Per favore! E va bene, purché non vi allontaniate. La zia e lo zio torneranno a momenti. Va bene! Io vado a guardare da questa parte! Oh, trovato niente? No, il mio braccialetto non è neanche in macchina! Sembra che sia andato definitivamente perso. C'è qualcosa proprio qui. L'ho trovato. No, l'ho trovato io. No, io l'ho trovato. Cosa avete trovato? Un anello da pirata. Una corona da fata. Buoni, buoni, piccoli, risolveremo la faccenda. Un momento, posso dargli un'occhiata? Potrebbe essere... Oh... È così, infatti! Questo è il mio braccialetto! Oh! Fiu! Che sollievo! Grazie, grazie infinite, piccolini! Meritate tutti un bel premio! Cosa vi piacerebbe? Una mappa del tesoro! Un vestito da fata! Io vorrei...
Vorrei solo che i maschi e le femmine giocassero insieme felici per sempre. Il mercatino di Zoo. Coraggio, Zoo, c'è ancora molto da fare per organizzare il nostro mercatino. Arrivo, nonno. Puoi vendere anche questo? Sì, Zoo, portalo qua. Lo scopo di un mercatino è quello di vendere qualsiasi cosa che non vuoi o non ti serve più. Come questo attaccapanni. Esattamente. Non ti preoccupare, lo metto a posto in un attimo. Zoo, puoi darmi una mano qui? Dimmi solo quando il cavalletto è nella fessura. Va bene, papà. Per me adesso è dentro. Bravissimo, Zoo. Sei un ottimo aiutante. Mamma, non ho mai visto così tante cose. Infatti, sono davvero tante. Quella era mia. La mettevo sempre per ballare. Ecco così. Posso avere l'onore? Certamente. Ora è meglio tornare al lavoro, o non saremo pronti quando arriveranno i compratori. Certo, tutti al lavoro, c'è ancora molto da fare. Mamma, il nonno dice che al mercatino vendi quello che non ti serve più. Proprio così, Zoo. Come fai a sapere che cosa non ti servirà? Oh, beh, sono cose che non usi quasi mai, o che hai già da molto tempo. Anch'io potrei vendere quello che non mi serve. Sì, purché tu ne sia sicuro, Bisù. Ne sono sicuro. Pensavo che a Zoo piacessero tutti i suoi giocattoli. Cosa ne dici, Pock? Con questo ormai non gioco più da tanto. E questo qui, invece? Secondo me qualcuno lo comprerà di sicuro. Questo farà una bella figura sul banco. Andiamo, Pock! Portiamo giù tutta la nostra roba. Ti serve una mano, Zoo? Grazie, mamma. Ecco fatto. Così avrai un banco tutto tuo. Evviva! Sembrerà un po' vuoto vicino a quello della mamma. Dobbiamo metterci più giocattoli, Pock. Sei d'accordo, Pock? Questo orsetto ce l'ho da moltissimo tempo ormai. Ci abbiamo giocato tantissimo. Forza, Pock! Dobbiamo portare tutta questa roba al mio banco. Guarda quante cose ho da vendere adesso, mamma. Oh, lo vedo, sì. E ci hai messo addirittura il tuo orsetto blu. L'hai comprato tu con la tua paghetta. Sei sicuro di volerlo vendere? Eh già, eri così contento quando l'hai comprato. Lo so, ma ora lo voglio vendere. Zoo! Ciao a tutti! Benvenuti al banco dei giocattoli di Zoo! Così si fa, Zoo! Hai un talento naturale per vendere! Grazie, nonno! Ciao!
Ciao, sono l'orsetto blu e sono il tuo migliore amico. Sai una cosa, Pock? In fondo non mi va di vendere l'orsetto blu. Questi ce li ho già. E questo? Questo è forte! Oh, grazie! Ora dovrò comprarmi anche il cappello. Questi staranno benissimo sul pianoforte della mia bambina. Lo vuoi davvero quello, Elsie? Non ti andrebbe di scegliere un'altra cosa? Sai, potrebbe mancare qualche pezzo. Ma possiamo contarli? Sì, però è molto vecchio. Me l'hanno regalato quando ero piccolo. Ma no, va benissimo. Non lo so. Secondo me è meglio se non lo vendo. Tanto per sicurezza. Su, di la verità, non lo vuoi vendere sul serio? Non proprio. Allora prenderò questo. Oh, che fortuna! Io ho sempre sognato di avere quello. Va bene, prenderò questo. Questo non è male, credo. Però, Su, hai venduto moltissime cose. Sì, il mio banco è quasi completamente vuoto. Ottimo. Mi piace questa. Ciuf, ciuf. Grazie, Zack. Oh, è forte anche questo. No, quello non è in vendita. Zack, Su ha messo lì il suo puzzle perché ha deciso che non lo vuole vendere. Oh, scusa, Su. Io non lo sapevo. Non ti preoccupare, Zack. Non lo potevi sapere. Voglio comprare questo qui. Tieni, ecco i soldi. No, no, no! Quello no, è il mio orsetto preferito. Ma allora perché era sul banco? Devo averlo rimesso sul banco per sbaglio. Beh, mi dispiace, ma io l'ho pagato e me lo tengo. Ciao, io sono l'orsetto blu. Fammi il solletico. Guarda, mamma, non è il miglior orsetto del mondo. Ciao, io sono l'orsetto blu. Fammi il solletico. È così tenero! L'adoro! Oh, Su ti ha venduto l'orsetto blu. Era il suo preferito. Non ci posso credere! Ho venduto a Zinnia l'orsetto blu! Magari è disposta a scambiarlo con un'altra cosa. E che cosa? Ha già visto tutto quello che c'era sul mio banco. Coraggio, non ci rimetti niente a chiederglielo. Zinnia, c'è niente qui che scambieresti con il mio orsetto? Vuoi dire il mio orsetto? No, lì non c'è niente che voglio. Adoro il mio orsetto. Ma ti prego, io non lo volevo vendere. Te lo posso ricomprare, Zinnia? No, Su, non mi interessa nient'altro. Guarda, Su, guarda come vola! Vedi, Zack? Così si illumina. Bello! È fantastico! Grazie, Su! Ecco che cosa voglio! Voglio quello! No, non lo puoi prendere, è mio! Io l'ho comprato! Ma io lo voglio! Ti do il mio orsetto blu in cambio! Io non voglio l'orsetto blu, io voglio l'aereo! Zack, se riesci a trovare qualcosa che vorresti, io potrei riavere il mio orsetto! Beh, mi piaceva il gioco che ha comprato Elsie, ma è suo! Elsie, puoi scegliere qualunque cosa che sta sul banco se dai il tuo gioco a Zack. Così lui può scambiare l'aereo con Zinnia e io posso riavere l'orsetto blu! Va bene, Su, se ti fa piacere! Lo vorrei tanto! In cambio tu, scegli pure quello che ti piace. Mi piace quello.
Vieni, Zack. Grazie, Elsie. E questo è per te, Su. Grazie, Zack. Ecco il tuo orsetto blu, Su. Phew, abbiamo tutto ciò che volevamo. Bravo, Su. Ero sicuro che avresti risolto la faccenda. Sì, alla fine scambiarsi le cose è stato molto più divertente che venderle. Potrei anche decidere di rifarlo, prima o poi.